risponde Nobri all'appello di Marcucci, poi vediamo se invece Nobri risponde male, capiamo come risponde invece Romeo, Romeo all'appello all'unità nazionale. Però passiamo, partiamo da Nobri. Nobri, prego. Ma come posso rispondere male a un appello del mio amico Andrea Marcucci? Si figuri, massima stima, e devo dire che condivido le cose che ha detto e anche le cose che ha detto Minzolini, che sono la fotografia esatta di quello che è accaduto e che sta accadendo. Parliamoci chiaro, noi 15 mesi fa abbiamo fatto nascere questo governo, l'abbiamo sostenuto in ogni occasione, non sono mai mancati i voti Italia, quando le cose ci convincevano e quando le cose non ci convincevano. Poi non solo noi, anche il Partito Democratico, anche il Movimento 5 Stelle hanno rilevato che le cose non funzionavano più, che questo governo non aveva più la forza e le ragioni per cui era nato. Si è convocato a novembre un tavolo di coalizione su questo e poi il Presidente del Consiglio si è dato latitante anche in quell'occasione. Noi ribadiamo con forza il nostro punto di vista. Il recovery l'abbiamo migliorato e dovrà ancora migliorare, e l'abbiamo migliorato a costo di un mese di minacce, insulti, venire da Palazzo Chigi, contumelie di ogni genere. Adesso diciamo che grande forza. Le vostre richieste erano più che lecite, ma se lo migliorate e poi non lo votate, io non ci capisco più niente, dico la verità. Perché non, ci siamo astenuti e sicuramente non ostacoleremo in nessun modo il percorso dei recovery. Siamo quelli che da luglio che diciamo che bisogna correre, solo che ci sono ancora tante cose che non vanno. Se volete ve le illustro, ma non so se questo è il momento, però ci sono ancora tanti problemi dentro quel piano e dovremo risolverli. C'è un mese di tempo, certo, per risolverli prima di mandarli in Europa, e si potranno risolverli, però con chiarezza. Adesso, siccome noi abbiamo dei dati chiarissimi, siamo il paese col più alto numero di vittime per abitanti rispetto al Covid. Non è vero. Siamo il paese in cui i nostri ragazzi hanno perso più mesi di scuola. Siamo il paese, scusi, soprattutto Nobili, che ha la crisi più pesante in Europa. In questo quadro per noi serve un nuovo programma di governo, okay, una squadra adeguata ad attuarlo, una nuova esperienza da costruire insieme. Perdoni. Si può fare con lo stesso maggioranza? Io credo di sì. Se però Palazzo Chigi, noi siamo gli unici che le lasciano le poltrone, gli unici. Ha mai visto ministri che si dimettono per fedeltà alle loro idee? Li ha mai visti? No, io non chiedo nessuno. No, noi non chiediamo. No, guardi, noi chiediamo. No, guardi, siamo il 22 novembre. Non è così. Nuova casa. Non è così. Noi non so chi. Poltrone. Signori, l'avete sentito? Abbiamo capito perché era la crisi. Le poltrone. Non so chi è l'interlocutore. Scusi un attimo, Nobri, lo spiego io. Nobri, parli con me. Era Peter Gomez.